3 novembre 2020, in collegamento con Monica Lozzi, presidente del Settimo Municipio, che il pubblico di Liberi TV conosce da tempo, l'abbiamo intervistata più volte. E in questi giorni e queste ore difficili, anche per la città, c'è stata la morte di Gigi Proietti, che ci ha colpito tutti, insomma un personaggio di riferimento per Roma, culturalmente parlando, ma insomma, peraltro anche a livello mondiale sono ore abbastanza calde, ci sono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Insomma, e in tutto questo ovviamente procede il percorso che porterà a un'elezione del nuovo sindaco, insomma, cambio di, se ci sarà, di sindaco a Roma, a Campidoglio, e Monica Lozzi è candidata per una lista che si chiama Rivoluzione Civica. Monica, di cosa si tratta? E spiegaci un pochino il percorso. Tu sei stata eletta al Settimo Municipio con il Movimento 5 Stelle, ne sei fuoriuscita. Che cosa è accaduto nel frattempo? È accaduto che noi abbiamo iniziato il percorso appunto di lista civica con Rivoluzione Civica, che è una lista assolutamente trasversale che sarà incentrata sulle tematiche di Roma. Questo perché io ritengo che negli anni i partiti su Roma abbiano fatto ognuno per par sua dei danni, perché naturalmente sempre più concentrati a questioni sovracomunali, quindi regionali e nazionali, e spesso molto distratti da Roma come città. Quindi un percorso civico forse in questo momento storico è l'unica alternativa valida, perché raccoglie tutte quelle realtà civiche, quindi singoli cittadini, associazioni e comitati che sono interessati invece a portare un cambiamento reale nella città, soprattutto in primis dal punto di vista del decentramento amministrativo, perché noi quello che continuiamo a ribadire da 4 anni a questa parte e verrà ribadito come primo punto del programma è proprio quello che, se non andiamo a riorganizzare questa città da un punto di vista amministrativo burocratico, chiunque la andrà a governare non riuscirà a portare a casa il proprio programma elettorale. E quindi è uno dei punti fondamentali che noi vogliamo portare sul piatto delle prossime amministrative 2021. In più abbiamo una visione abbastanza innovativa e ambiziosa, portando avanti un po' i programmi e i progetti che abbiamo realizzato nel nostro municipio, dalla mobilità sostenibile, che non è solo ciclabile ma è una revisione della mobilità a 360 gradi, inclusi i mezzi pubblici, da una riqualificazione delle aree verdi attrezzandole anche con attrezzature sportive e ludiche, videosorvegliandole, illuminandole, quindi creando degli spazi soprattutto nelle periferie che possano essere vissuti in modo sicuro. Abbiamo anche una visione del rilancio dell'attività e del turismo su Roma, sicuramente che terrà conto purtroppo della presenza del virus, perché con molta probabilità il 2021 non riusciremo, almeno che non troveranno un vaccino, a superare questa questione. Quindi ogni programma elettorale dovrà necessariamente tener conto anche di questa questione, più tutte le tematiche più calde di Roma, dai rifiuti a tutto il resto, insomma. Monica, l'assetto, diciamo, politico, diciamo partitico, è importante anche perché chi magari non ti conosce, spero che saranno tanti quelli che ti voteranno, anche non conoscendo la tua esperienza, che con Liberi TV abbiamo, un'esperienza amministrativa che con Liberi TV abbiamo cercato di diffondere il più possibile, ecco, volessero avvicinarsi. Tu ti sei presentata, cioè sei fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle e hai fatto una conferenza stampa qualche mese fa. Sì, io a luglio, quando sono uscita dal Movimento 5 Stelle per tutta una serie di ragioni proprio di perdita dei principi fondamentali per i quali ero entrata nel Movimento, non mi riconoscevo più nel loro percorso, quindi ho deciso di uscire. Nel momento della conferenza stampa che ho fatto all'epoca Gianluigi Paragone, avevo annunciato che su Roma avremmo corso con una lista civica, proprio per il motivo che ti dicevo prima, che riteniamo fondamentale che ci sia un'attenzione sui temi e quindi non sugli scontri tra partiti, ma a livello nazionale avevo iniziato un percorso con Italexit, perché il tema dell'Europa è un tema a cui io comunque credevo anche nel Movimento 5 Stelle. In questi giorni ho deciso di lasciare il percorso Italexit perché sinceramente preferisco concentrarmi
sui temi della città. Io nasco come un politico da territorio, trovo le mie soddisfazioni nel realizzare le cose nella città dove vivo, so fare questo e quindi per non essere distratta effettivamente da altri percorsi e anche per non essere limitante io per questi percorsi, ho deciso di non collaborare più al percorso Italexit nazionale, ma concentrarmi esclusivamente sui temi della città con Rivoluzione Civica, perché credo veramente e fermamente in questo progetto. Non l'abbiamo detto in apertura, lo diciamo adesso, accennata a Covid, tu sei risultata positiva e stai a casa in un momento di convalescenza. Come sta andando questa convalescenza? Allora, fortunatamente i sintomi che ho avuto sono passati, ho qualche strascico ancora, però sto sicuramente molto meglio. Sto attendendo di andare a fare il terzo tampone, lo farò in settimana, sperando di essere tornata negativa, così da poter ritornare, insomma, alle attività amministrative del municipio in maniera più pressante, più attiva, più presente. Il municipio è stato in qualche modo la tua palestra, dove hai dato il meglio di te in questo periodo. Il lavoro nel municipio, nonostante la tua assenza, va avanti, è giunta abbastanza attiva. In questi giorni, nei giorni scorsi, c'è stato un blitz alle case di Casa Monica, il 21, se non sbaglio, di ottobre, nella zona di Gregna Sant'Andrea. Mi sembra che questa cosa, attenzione per la legalità, sostanzialmente, per quanto riguarda le demolizioni di questi edifici che erano abusivi, chiude un po' un cerchio, se non sbaglio, riguardo all'impegno del municipio. Sì, noi praticamente già da subito, dal 2016, la prima cosa che abbiamo deciso come amministrazione del settimo era quella di riprendere a mano il tema dell'abusivismo edilizio, che è un tema di competenza dei municipi, nel andare a analizzare i faldoni fermi negli archivi, i più antichi da un punto di vista proprio di data, e anche quelli più impattanti sul territorio erano quelli riconducibili alla famiglia Casamonica e Affini. Quindi abbiamo cominciato a lavorare con quelli che potevano essere portati a casa come risultati, e quindi le prime demolizioni ci sono state nel 2018 in via del Quadraro 110. Abbiamo poi proseguito con quelle di Gregna Sant'Andrea. Là richiedevano dei passaggi amministrativi un pochettino più lunghi, il lockdown ci ha creato un po' di rallentamenti, ma poi alla fine siamo riusciti ad andare a fare anche queste demolizioni. Naturalmente noi non ci fermiamo, il nostro percorso andrà avanti fino alla fine della consiliatura e metteremo e lasceremo anche i presupposti affinché chiunque verrà dopo di noi, speriamo di essere noi, ma chiunque dovesse venire avrà anche la strada spianata per poter continuare a portare avanti un'attività che è importante per le istituzioni perché ha anche un valore simbolico molto elevato. Il percorso che porterà, diciamo, al riutilizzo di questa area, ecco, che cosa prevede? Verrà restituita ai cittadini? Verranno utilizzati alcuni immobili a scopo sociale, culturale, non so. Noi siamo andati a demolire tutti quegli immobili che per dei seri degli importanti vincoli urbanistici non potevano essere salvati e soprattutto si trovavano in aree un po' scomode fuori mano, e quindi non sarebbe stato possibile rimetterlo a disposizione della cittadinanza per progetti culturali e sociali. Faccio l'esempio: a Gregna Sant'Andrea è già dall'85 che il Comune di Roma aveva fatto atti per diventare proprietario di quell'area, ma nel 2020 ancora le utilizzavano loro, ad esempio, per darle in affitto in nero a delle persone immigrate e che dovevano purtroppo sottostare anche alle imposizioni di questa famiglia. In più, soprattutto su Gregna Sant'Andrea, ci troviamo in un'area dell'agro romano sotto il cono di Volo, quindi noi vorremmo rimetterla a disposizione della cittadinanza mettendo quest'area a disposizione di Ama e di Roma Capitale, perché lì si potrebbe fare un'isola ecologica per le aree extragrade del territorio del settimo municipio, si potrebbe fare un'area di raccolta sfalci che ad oggi non esiste nel territorio se non quelle momentanee che vengono fatte ad Anagnina, e quindi la vorremmo rimettere a disposizione della cittadinanza per questo servizio. Trasporti e Ama, con le ambizioni capitoline, così potremmo dire, delle proposte di tipo risolutivo, ecco, non localistico, ma risolutivo. Eh sì, ATAC è sotto concordato, quindi diciamo che l'amministrazione ha salvato
dal fallimento di ATAC facendo questo concordato, ma adesso bisogna poi proseguire nel percorso e quindi non solo garantire la sopravvivenza dell'azienda, ma soprattutto garantire un servizio efficace ed efficiente per la cittadinanza, perché ricordiamo che il compito di Roma Capitale non è solo quello di tutelare le proprie partecipate, ma è soprattutto quello di garantire servizi efficienti. Sicuramente va ampliato il parco macchine di ATAC, ma va cominciata deve essere sviluppato un progetto di mobilità di Roma che vada a coinvolgere anche città metropolitana, ma soprattutto anche ferrovie, perché noi abbiamo tutto un sistema di treni su Roma, abbiamo tre linee metropolitane, ci sono i bus, ci sono i tram, ma spesso mancano quei piccoli collegamenti, quei piccoli tratti di collegamento che possano mettere tutto a sistema e rendere sicuramente la città più fruibile attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici. C'è anche un progetto che è stato il più votato del PUMS, che è quello di Metrovia, che va a riassumere in modo molto efficace come si possono fare con degli interventi strategici la messa a sistema di tutta la mobilità che noi abbiamo su Roma. E il nostro obiettivo è proprio quello, intanto andare a riprendere tutti i progetti su ferro che sono fe fermi oramai da anni nei cassetti di Roma Capitale, e purtroppo gli investimenti sono stati fatti, perché in questi 5 anni la maggior parte investimenti di bilancio Roma Capitale erano proprio indirizzati verso la mobilità. Bisogna metterli a sistema. Sicuramente bisogna cominciare a lavorare su un sistema integrato di mobilità, quindi anche la regione, le ferrovie devono cominciare a pensare ad un sistema di treni metropolitani, quindi all'interno della città con fermate più ravvicinate, con passaggi più ristretti. È tutto possibile, naturalmente in un arco di tempo che va da qui a una decina d'anni, però con una programmazione efficace sicuramente si può arrivare a Dama. Bisogna rivalorizzare il ruolo dei taxi, perché non ci dimentichiamo che i tassisti sono delle licenze comunali che ad oggi non sono concorrenziali come nel resto d'Europa, e quindi va capito il motivo e messo a sistema nell'ambito della mobilità, in più tutte le infrastrutture che permettono le mobilità alternative, ciclabili e non, per coloro che vogliono poterle utilizzare. Che uno, diciamo, dei convincimenti e insomma anche delle cose che hai messo in campo si basa veramente sul discorso anche delle ciclabili, cioè della bicicletta come mezzo alternativo dovrebbe poi sgravare quello che è il traffico privato in teoria, ma anche a questo punto anche l'affluenza, diciamo, nel mezzo pubblico, perché insomma si va in bicicletta, in questo senso vale anche appunto realizzato delle ciclabili sul territorio. Abbiamo realizzato e stiamo realizzando circa 35 km di nuove infrastrutture. Naturalmente la bicicletta non è l'obbligo di utilizzo da parte di tutti, ma è uno strumento importante, intanto per chi la vuole utilizzare, come dici tu, vai a sgravare le strade da chi invece è costretto per motivi di salute, per motivi di lavoro ad utilizzare la macchina, ma è molto utile, ad esempio, nell'ultimo. Però nel senso di un sistema integrato, il poter fare, che ne so, da casa alla prima stazione metro, utilizzare la bicicletta invece che la macchina, oppure per gli spostamenti interquartiere utilizzare questo mezzo, per chi può naturalmente piuttosto che l'auto, sicuramente andrebbe a alleggerire le nostre strade da macchina, soprattutto quando viene utilizzata per lo spostamento di una persona, quindi no, magari in gruppi di 4-5, e quindi è uno strumento complementare a tutti gli altri, naturalmente non l'unico. Non l'unico, anche che si affianca anche a questa esplosione dei monopattini di tutti i tipi, che praticamente monopattino, bicicletta, persone, gente che corre sulle ciclabili, spesso ciclabili che stanno sul manto stradale sostanzialmente, quindi a volte c'è una, diciamo, promiscuità e una vicinanza, una prossimità al veicolo che passa, autobus o macchina, veramente pericolosa, e ci sono stati anche incidenti, perché si tratta di veicoli che non possono essere soggetti al codice della strada, perché, voglio dire, il monopattino, come ci sono delle regole di comportamento, ma insomma, a certe volte su queste ciclabili si va in doppio senso addirittura e stanno sul ciclo, cioè sulla strada, sull'asfalto. Pericoloso. Noi quello che stiamo cercando di fare è proprio intanto fare ciclabili in sede protetta. Questo perché?
perché Roma non è ancora abituata a percepire altri utenti su strada che non siano le auto. È un po' il percorso che 10 anni fa hanno fatto tutte le altre città europee e mondiali che oggi invece hanno un'abitudine al ciclista molto più sviluppata. Quindi, secondo noi, servono le infrastrutture in questo momento. Da qua a 10 anni, 15 anni, quando ci saremo tutti più abituati alla presenza del ciclista o di altri, insomma, di persone che utilizzano la micromobilità elettrica come altri utenti stradali, a quel punto potremmo anche accontentarci delle cosiddette bike lane, oppure di utilizzare la strada in modo promiscuo senza nessun problema. Ad oggi, secondo noi, Roma non è pronta. Noi l'abbiamo visto anche nel tratto della Ciclabia Tuscolana da Porta Furba verso Stazione Tuscolana. È una transitoria fatta dal Comune di Roma, sono sorte tante criticità, ma noi stiamo arrivando proprio a Dama nel perfezionamento del bando che porterà a rendere quella ciclabile in infrastruttura in sede protetta, andando a rimuovere tutte quelle criticità che in questi mesi ci hanno sollevato i cittadini. Quindi in questo momento io condivido il fatto che probabilmente laddove è possibile bisogna fare delle infrastrutture, dove non è possibile, moderando la velocità con zone 30 e quant'altro, è possibile far convivere sia auto che mezzi alternativi, nel rispetto naturalmente di tutti. Monica, in tutto questo percorso tu hai, cioè, con te ha collaborato una giunta e anche un consiglio municipale che, insomma, a cui tu hai sempre riconosciuto il merito di esserti stato vicino anche dopo il passaggio, dopo, diciamo, l'abbandono del Movimento 5, la fuoriuscita del Movimento 5 Stelle, quindi anche di recente su Facebook ho letto, insomma, che hai attribuito un valore a questa vicinanza, a questa collaborazione. In prospettiva, sempre prospettiva capitolina, hai in mente già qualcuno che vorresti portare con te e coinvolgere anche in questa avventura, più in alto, su un colle capitolino? Diciamo che la maggior parte della mia giunta mi seguirà in questo percorso, loro sono la mia squadra. I consiglieri di maggioranza al momento sono tutti all'interno del Movimento 5 Stelle, il loro grande senso di responsabilità fa sostenere me e la mia giunta affinché io continuerò a portare avanti il programma elettorale per il quale siamo stati eletti. Naturalmente io non faccio pressioni di alcuna sorta su di loro perché faranno le loro scelte a tempo debito. Molti di loro secondo me sono delle persone veramente in gamba, quindi mi piacerebbe averli in squadra, ma naturalmente queste sono loro scelte personali e io al momento non ho interesse a creare disturbi all'interno del gruppo. Per me, se loro continuano ad andare compatti, rimanendo nel Movimento 5 Stelle e sostenendo questa maggioranza negli obiettivi che dobbiamo portare a casa in questa fine di consigliatura, per me quella è l'obiettivo principale, perché dobbiamo portare a compimento circa 16 milioni di opere per il territorio da qui a quando ce ne andremo. Il lockdown, la riduzione del personale sta rallentando tutto e quindi lavorare in maniera congiunta, solida per questi obiettivi è il primo risultato importante che dobbiamo portare a casa per i nostri cittadini. Rapidamente un'opinione sulla ZTL che apre alle 18:30. Secondo te, in questo momento dove stiamo aspettando, avverranno appunto delle ulteriori restrizioni per i movimenti, eccetera, opportuno lasciare questo regime oppure aprirla e più Allora, sarebbe più opportuno? io, guarda, questo è un discorso estremamente controverso perché probabilmente in questo momento in cui i mezzi pubblici sono molto aggravati, la ZTL, l'apertura della ZTL potrebbe aiutare un po' a sgravare la presenza di eccessive persone all'interno del mezzo pubblico, ma sicuramente non può essere una soluzione definitiva, soprattutto per le aree centrali. Cioè, noi sappiamo che in tutto il mondo il centro deve essere servito in maniera importante dai mezzi pubblici. Naturalmente ci devono essere parcheggi di scambio dove le persone possono arrivare e lasciare la macchina, ma il centro, le
zone soprattutto centrali devono essere servite dai mezzi pubblici. No, ma io mi riferivo a una cosa temporanea relativa. Sì, appunto, siamo in un momento di emergenza e quindi bisogna aiutare in qualche modo a far caricare il meno possibile i mezzi pubblici, ma poi bisogna cominciare a ragionare perché per rendere i mezzi pubblici più fruibili vanno aumentati e aumentati il prima possibile e soprattutto efficientati. Io suggerirei anche qualche intervento aziendale di ristrutturazione aziendale, che mi sembra abbastanza. Io quello mi auguro che si stia facendo, anche perché col concordato in essere la ristrutturazione aziendale dovrebbe essere uno dei primi passi. Un'ultima cosa in chiusura, ecco, da donna di governo, mettiamola così, in prospettiva, ci sono stati in varie città d'Italia dei disordini contro le disposizioni appunto per arginare il contagio, disordini che spesso sono degenerati, disordini da cui delle categorie che erano state in qualche modo si erano mosse per manifestare legittimamente, categorie appunto di lavoro, di professionisti, di negozianti eccetera, poi hanno preso anche le distanze, però comunque ci sono stati dei disordini, dei danni, delle violenze. Ecco, una tua opinione su questo, un appello. Allora, io ritengo che tutti abbiano il diritto di manifestare, ma la violenza va condannata sempre. Poi spesso la violenza non è da parte di coloro che manifestano per i propri diritti, ma spesso sono persone che infiltrandosi vogliono proprio snaturare, no, le manifestazioni di piazza. Quindi io in questo momento sono a fianco delle attività produttive che sono quelle ad oggi più colpite da queste misure, ma sono assolutamente contraria a tutte le manifestazioni di violenza, perché tanto non portano a niente se no ad un clima di terrore che non fa bene a nessuno. Probabilmente a livello governativo, se noi sappiamo che questo virus ci accompagnerà nel tempo, perché magari il vaccino non è ancora pronto e ci vorranno dei mesi, bisogna cominciare a ragionare in termini di convivenza con lo stesso e quindi magari investire nei controlli per il rispetto delle misure, magari investire sicuramente in sanità per poter essere pronti ad accogliere, ma bisogna cominciare piano piano a recuperare una normalità che ci permetta di convivere nel tempo col virus e soprattutto che non crei eccessivi danni economici, perché poi dopo avrebbero tutte le loro ripercussioni dal punto di vista del sociale, che noi enti locali già stiamo riscontrando e già stiamo subendo. Monica, ti ringrazio, ti auguro ovviamente di finire questa convalescenza, di riprenderti bene. Vorrei chiudere con un qualcosa che suoni, sì, che è positiva per la città, anche una speranza in qualche modo. È stato inaugurato a San Lorenzo un nuovo murale nel Palazzo di Via dei Corsi 2, il Patto d'Europa si chiama, è un murale che un po' reinterpreta il Ratto d'Europa, esce un pochino dal guardarsi e dal parlarsi addosso, insomma cercando un pochino una prospettiva più ampia come quella europea. D'altra parte siamo tutti quanti su questa barca, direi a livello planetario, rispetto a questo Covid, che è una cosa che ci sta interessando tutti. Grazie ancora Monica e diamo a te appuntamento su Liberi TV, prossimi aggiornamenti, ti seguiremo, vediamo come va, e sperando sempre che riprendano quando sarà possibile, ovviamente, le sedute fisiche del Consiglio del Settimo Municipio che seguiamo da tanto tempo. Allora, grazie a te Gianni, a Liberi TV, per avermi invitato. Ciao Monica. Ciao.